mondo dell'auto si è fermato, come si è fermato il paese, come si sta fermando il mondo, ed è giusto così dal momento che questa pandemia è un'emergenza senza precedenti. È cambiato il nostro modo di vivere, è cambiato e sta cambiando il nostro modo di lavorare. Anche il nostro mestiere di giornalisti è diverso, siamo collegati da casa, ma l'idea è quello di continuare a fare informazione per quel che riguarda il nostro settore, parlando, commentando quello che succede, quello che potrebbe succedere e succederà insieme. In questo caso oggi sono con Franco Nunez, direttore di motorsport.com, e Federico Gasparini, direttore di insidebiz.it, perché appunto vogliamo un attimo iniziare a vedere cosa sta succedendo e quello che comporta, perché il mondo dell'auto, lo sapete, conta tantissimo per l'economia, per la nostra mobilità, per l'intrattenimento, perché parliamo anche evidentemente di motorsport, e adesso di fatto ci siamo fermati. Le fabbriche europee innanzitutto hanno progressivamente chiuso per la produzione delle auto, l'avete visto, c'è è stato proprio di questo fine settimana l'annuncio di Ferrari, che inizialmente si era detta intenzionata a rimanere aperta, ma anche Lamborghini, FCA, tutti i principali gruppi che hanno stabilimenti in Europa, e si è fermato anche analogamente il circus della Formula 1, fra non poche polemiche, giusto Franco? Sì, i termini sono esattissimi. Non poteva non fermarsi la Formula 1 a Melbourne, ma in generale si è fermato tutto il mondo del motorsport in modo graduale ma continuo, e devo registrare al momento che soltanto in Gran Bretagna si considera l'opportunità di andare avanti con l'attività, e addirittura la World Superbike inglese e il campionato super turismo britannico dovrebbero continuare. Questo un po' in una logica asimmetrica rispetto a quello che è l'atteggiamento di tutto il mondo. Gli inglesi vogliono andare avanti, e come sai c'è stata una dichiarazione del Premier Johnson abbastanza discutibile. Che siamo ha, tutti pecore potenzialmente, secondo Boris Johnson. Sì, si parla di 80% di persone che dovrebbero essere infettate per appunto con la logica del gregge venire fuori dalla pandemia. E in questa logica diventa evidente che non si chiude niente, si va avanti con l'attività, e infatti sono curioso di sentire i colleghi di motorsport.com della sede inglese, proprio per capire quali saranno anche i loro approcci rispetto a questo nuovo modo di vedere il mondo. So che hanno chiuso anche lì gli uffici, ma poi in generale io penso che è una questione di tempo, dove per tempo significa ore se non giorni, perché l'abbiamo visto anche in Italia nelle ultime due settimane, in qualche modo si è cambiato opinione, tutti abbiamo cambiato opinione progressivamente, chi più chi meno, ma in ogni caso nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe potuto verificare una pandemia così grave, e quindi che sarebbe stata necessaria, doverosa anzi, uno stop proprio al sistema economico, perché la salute viene evidentemente prima di tutto. Lato prodotto industriale, le fabbriche si sono fermate, si sta fermando progressivamente anche la comunicazione. Ecco, il dato chiaramente interessante che ti volevo dare, Alessandro, sì. Team di Formula 1 sono 10, 5 erano intenzionati a correre, a prescindere, magari a porte chiuse in Australia, e invece nella fase del ritorno, ognuno ovviamente per la sua strada, per i suoi canali, ha già deciso di mettere in quarantena tutto il personale che era a Melbourne, a cominciare dai team principal. Questo dovrebbe avvenire fino alla fine del mese. Vuol dire che la Formula 1 come attività nelle aree di produzione si ferma totalmente, anche nelle aree di progettazione, e chi non ha ovviamente problemi di natura legata al virus cercherà di lavorare da casa, ma ovviamente si tratta di un'attività completamente diversa. Quindi fino alla fine del mese sicuramente il circus si ferma totalmente. Subito dopo sono convinto che quelli che sono in grado di essere operativi torneranno nelle loro sedi operative, e la Formula 1 non si ferma, perché qui c'è un aspetto curioso. Mentre tu hai parlato del prodotto che si è inchiodato, qui ci sarà una battaglia indiretta, cioè quella di sviluppare le macchine che
che non hanno corso a Melbourne, e quelle macchine di fatto non le rivedremo mai più nel corso della stagione, perché saranno tutte evolute in una fase di ricerca, di simulazione, di R&D, di adottare quelle che devono essere le soluzioni di sviluppo nei vari mesi. Il lavoro verrà portato avanti e sarà veramente curioso scoprire come la Formula 1, che doveva iniziare il mondiale, cambierà faccia rispetto alla Formula 1 che forse il 7 di giugno inizierà il mondiale a Baku. Quindi una bella rivoluzione, e la rivoluzione interessa anche la parte, la sfera zero emissioni o comunque a batteria certo, del mondo dell'auto, che chiaramente segue le logiche, diciamo, del prodotto, dell'industria, della produzione, ma che probabilmente potrebbe avere un rallentamento ancora più importante da tanti punti di vista, vero Federico? Esatto, sì. Intanto mi piacerebbe ricordare un secondo quello che è proprio l'importanza del settore automotive nel nostro paese, perché parliamo di un comparto industriale che vanta oltre 5.700 imprese, per un fatturato superiore ai 100 miliardi di euro, e si parla del 6% del PIL. Questo giusto per inquadrare un po' l'importanza dell'automotive in Italia. Hai parlato della parte industriale, probabilmente neanche considerata parlando della parte industriale senza la componentistica, esatto. 260.000 addetti, tra l'altro è il primo settore per investimenti nella ricerca e innovazione, con una spesa annua di circa quasi 2 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di un settore che è fondamentale per il paese, che tra l'altro sta vivendo, appunto, come ricordavi, una fase straordinariamente importante, perché appunto di fronte alla rivoluzione dello zero emissioni, questo tendere sempre a una maggiore sostenibilità ambientale sta comportando un'evoluzione molto rapida del settore, più rapida di quella che abbiamo visto negli scorsi 100 anni, molto banalmente. E quindi diciamo che anche in questo senso il Ministero dello Sviluppo Economico aveva riunito una serie di tavoli appunto sotto l'egida del Ministro Patuanelli per cercare un po' di tirare le fila di questa transizione energetica che sta vivendo il comparto. E in questo senso naturalmente i lavori sono stati interrotti dopo che si erano tenute le prime due riunioni, perché tra l'altro, ecco, vale anche un po' ricordare come funziona questo tavolo per la transizione automotive in Italia. È diviso in tre filoni principali: uno sulla domanda dei mezzi di trasporto, uno sulle reti infrastrutturali e uno sulla transizione energetica. E dopo le prime due riunioni questo tavolo è stato naturalmente fermato per l'emergenza in corso, e speriamo appunto che quanto prima si possa riprendere, anche perché è molto importante che il settore non rimanga indietro nella transizione energetica a livello europeo. E infatti negli ultimi mesi abbiamo visto importanti evoluzioni, al di là della novità di prodotto principe, che è la 500 elettrica, che sarà un po' il baluardo di questa nuova mobilità in Italia a zero emissioni. Ma poi appunto FCA si era mossa per il battery hub di Mirafiori, quindi si stava innescando un meccanismo virtuoso, anche un po' forzato naturalmente da quelle che sono le normative europee, però sembrava che anche CO2, sì. Esatto, di cui abbiamo parlato tempo fa in degli articoli che tra l'altro possiamo, ecco, trovate in descrizione, che spiegano bene come funzionano molte sulla CO2. Quindi questo un po' ha forzato la mano sull'innovazione, l'Italia si stava unendo a questo trend, e speriamo che un po' più in generale proprio il concetto di transizione energetica non subisca una battuta d'arresto anche da quelle che sono componenti come la caduta dei prezzi del petrolio, che poi vedremo magari nei prossimi giorni, analizzeremo meglio, e speriamo che tutto questo non si fermi, perché appunto, come ricordavo, è un settore che è fondamentale per il paese. È chiaro, ci sono sicuramente adesso altre priorità, però chiaramente questa emergenza avrà delle conseguenze sul dopo, su come ripartiremo con crisi, recessione e quant'altro. E anch'io sono d'accordo che, insomma, temo che dopo non sarà come prima, le priorità potrebbero essere diverse, certe cose che magari si erano innestate in modo positivo potrebbero non avere lo stesso decorso. Poi chiaramente dal punto di vista industriale, produttivo, di ricerca e sviluppo, e soprattutto anche di sviluppo infrastrutturale, adesso tante cose si fermeranno. C'è un po' questo contrasto, ecco, col mondo del motorsport, in cui magari lo smart working, e comunque essendo lì un settore chiaramente privato, spinto dalla competizione sportiva, dagli sponsor e quant'altro, insomma le cose possono andare avanti più facilmente, uso le virgolette, però io penso, Franco, non so,
le cose potrebbero cambiare anche lì, cioè nel senso adesso si va avanti, come tu dicevi, i team continueranno a lavorare magari dopo questo periodo di quarantena. Tra l'altro non c'è solo la Formula 1, ci sono tutti gli altri campionati legati al motorsport, e l'impatto non sarà banale da gestire da tutti, sotto tutti i punti di vista, anche proprio della sostenibilità della prosecuzione, o no? A parte la Formula 1, la Formula S, sono saltati vari gran premi, non so come sono messi con le due ruote. È tutto fermo. La grande preoccupazione che c'è, ad esempio, nelle due ruote, nella MotoGP, ne sta parlando Dovizioso proprio oggi, è il fatto che ci sarà poi, in una fase di ripartenza, e vedremo quando, una concentrazione del calendario con una quantità di gare ravvicinate, per cui gli appassionati avranno difficoltà nel riuscire a gestire la possibilità di vederle tutte. Stringendosi il calendario, le settimane disponibili, è evidente che Formula 1 piuttosto che Formula E piuttosto che MotoGP andranno in sovrapposizione e spesso non saranno lontane per quanto riguarda gli orari di diffuso, e quindi potrebbero esserci degli accavallamenti, delle difficoltà. Questo è evidente, come è evidente che correre una domenica presso l'altra potrebbe diventare molto complicato non solo per i piloti, ma anche per tutto lo staff che si muove da un circuito all'altro. Quindi nasceranno problematiche che non abbiamo mai affrontato in modo approfondito e sicuramente avranno un impatto importante sia sull'attività, ma penso anche sui risultati. La Formula 1 ha avuto 2 anni fa l'esperienza di fare 4 Gran Premi di fila, e al 4° Gran Premio c'era gente che era già pronta a buttarsi fuori dalla finestra perché era insostenibile fra trasferte e ore di lavoro in circuito. Quindi questo rischio sarà una cosa che sarà da tenere conto sulla qualità del lavoro delle persone. Chiaro, chiaro. Quindi un rischio organizzativo non indifferente, e su tutto poi rimane il rischio chiaramente economico. I numeri li ricordava prima Federico, ma adesso si sta fermando veramente tutto, perché uno magari non ne ha consapevolezza, o meglio, stando a casa probabilmente la consapevolezza la stiamo maturando un po' tutti, però il sistema del mondo dell'auto ha una complessità di per sé enorme e degli interessi economici diciamo altrettanto importanti. Sono chiusi i concessionari, sono chiuse le officine, salvo per interventi straordinari di manutenzione per consentire a chi deve usare l'auto per comprovate necessità di muoversi. Si sta fermando la comunicazione, perché il numero di auto che adesso non saranno presentate in questo periodo, in questi giorni, che non saranno lanciate, è enorme, e quindi bisogna rivedere tutto. Adesso, fino alla settimana scorsa, io guardavo quasi con nostalgia, non so voi, le ancora la pubblicità che tu trovavi, potevi vedere in televisione, che adesso si sta riducendo, e questo tra l'altro è un problema, lo segnalo, anche per il mondo dell'informazione, gli editori che vivono evidentemente di pubblicità, e adesso sarà una bella sfida anche per tutti noi, tutti, diciamo, l'editoria sia specializzata che non, andare avanti per continuare a fare informazione nei rispettivi campi. Quindi insomma, ecco Alessandro, io ti volevo segnalare però che guardando la televisione più del solito in questo periodo, in modo più o meno costrittivo, certo, devo dire che ho notato che invece un paio di marchi, non ne faccio i nomi, stanno spingendo la pubblicità proprio in questa fase, forse nella speranza, con una strategia di comunicazione, di andare a prendere un pubblico che non è il loro cliente solito. Tutto è possibile, ma è chiaro che io quello che penso è che quando si fermano un po' tutte le cose, soprattutto il più grande problema che c'è oggi, che viviamo tutti anche nella vita reale, al di fuori di questi argomenti specialistici, è proprio che non si sa quando questa cosa può in qualche modo finire, quindi ogni previsione lascia il tempo che trova e bisogna, diciamo, come dire, incrociare le dita tutti insieme. Noi penso parlare a nome di tutte del gruppo, delle nostre testate Motor One, Inside Divise, motorsport.com e tutto il network, continueremo a fare il nostro lavoro. Cercheremo di informarvi in modo diverso, rigorosamente da casa, come ci potete vedere in questo momento, e da questa settimana appunto partiremo con una serie di contenuti diversi
che tengono conto di quello che sta succedendo, ma l'idea è quella di tenervi compagnia, raccontare questo mondo e magari approfittare per, come dire, studiare, farci un po' di cultura, approfondire e fare un po' di analisi tutti insieme. Quindi io vi ringrazio, grazie Franco, grazie Federico e ci vediamo molto presto su moto1.com, motorsport.com e in sidevis.it. Ciao! Ciao! Ciao!